Finisce in consiglio regionale la discarica di Colognola di Gubbio con l'interrogazione del consigliere della Lega Valerio Mancini, che ha chiesto alla giunta regionale cosa intenda fare la regione per la chiusura definitiva della discarica eugubina, stante il fatto che ad oggi dei 3.100.000 euro necessari per riambientamento e post mortem ne sono stati accantonati dal comune dal 2016 circa 1 milione. La risposta è stata affidata all'assessore regionale all'ambiente Roberto Morroni, che ha di fatto ribadito come la chiusura e gestione post mortem della discarica di Colognola sia a totale carico del comune di Gubbio, facendo fede sugli accantonamenti che per legge dovevano essere fatti nel periodo di attività. Non sono previsti ampliamenti che potrebbero portare nuovi introiti, quindi entro l'anno si dovrà dare attuazione alla chiusura. Se il comune non ottempererà nei tempi previsti, sarà diffidato e se al termine della diffida la situazione dovesse ancora rimanere invariata, la regione provvederà ad esercitare un ruolo di sostituzione verso l'ente inadempiente, affidando ad altri la gestione del post mortem, ma non senza oneri, ovvero previa escussione della fideiussione di 5 milioni di euro depositata a suo tempo dal comune per la gestione proprio del post mortem. Alla gestione della fase post mortem successiva alla posta in opera della copertura definitiva deve provvedere il comune di Gubbio in qualità di gestore dell'impianto con le risorse appositamente accantonate nel periodo di esercizio. Ove si dovessero accertare inadempienze durante la fase post-mortem, l'ufficio regionale provvederà a diffidare il gestore a dare esecuzione alle attività previste prescrivendo un termine per adempiere. Trascorso il termine prescritto e fermo restando le responsabilità in capo al comune inadempiente, le attività di gestione previste saranno svolte da altro soggetto incaricato dall'ufficio regionale previa escussione della polizza fideiussoria depositata.